pezzi facili. Buon consiglio. Mia madre mi disse niente, peccato, non so neanche dove andare. E dopo? Nuoto, galleggio, vago, catastrofe, cammino, canto, grido, funerali. Tutto sta da ricominciare, è odioso. Non so nemmeno dove andare. E dopo? Canzone nera. Perché circondarsi di silenzio quando già tutto è così nero? Perché tacere e lasciar dire se si deve un giorno morire? Lontana come nube di lana, voi fuggite a tutta lena, verso la luna, dentro il sonno, sospirando alla meno peggio. La bussola. Nell'anno di grazia e di miseria, a che punto siamo, insomma? In tutte le città dell'universo c'è un papa, o due, o tre. Ogni stella ha da dir la sua, o la luna mente, come al solito. I grandi poeti di sventura urlano e si agitano, come di consueto. Le greggi brucano, bocca piena, cuore pesante. I nostri cani stanno col naso per aria. La terra gira, sempre più veloce. Cavalli da tiro o di legno. A che punto siete, insomma? Consigli al poeta. Sì, come l'acqua, quella della sorgente delle nuvole, puoi essere iridato o incolore, ma che nulla ti fermi, neanche il tempo. Non ci sono strade troppo lunghe, né mari troppo lontani. Non temere né il vento, né ancor meno il caldo e il freddo. Impara a cantare senza stancarti mai, mormora e insinuati, o strappa e travolgi, balla o zampilla. Sì, l'acqua che dorme, che corre, che gioca, l'acqua che purifica, l'acqua dolce e pura, perché essa è la purificazione, perché essa è la vita per i vivi e la morte per i naufraghi. Queste erano alcune poesie brevi di Philippe Soupeau, nato nel 1897 e morto nel 1990 in Francia, a Parigi. Philippe Soupeau si dedicò anche alla saggistica e al romanzo, oltre che alle poesie. E fece parte del movimento surrealista, un poeta ancora francese, un poeta ancora surrealista. Buon intervallo a tutti da Antonio Sixto.